tratta solo di fare, che ci sparaglia. Stadio Maradona sold out per Gianni Fiorellino. Il cantante polistrumentista partenopeo ha deciso di ripartire dall'arena portando ai suoi fan uno spettacolo unico, tutto in una notte. Un excursus della sua carriera artistica da cima a fondo, un'esperienza estremamente emozionante per Fiorellino, che si è dovuto confrontare con un Maradona completamente pieno di persone, giunte apposta dalla Campania, dall'Italia e anche dall'estero per vedere il suo spettacolo. Beh, sicuramente una emozione unica, almeno per quelle che ho provato finora. È il segno della voglia di fare, e quindi è una ripartenza per me, no? Rispettando tutto quello che è stato fino a questo momento. Sicuramente è un grande arrivo, un obiettivo che ho raggiunto anche inaspettatamente. E la cosa più importante è quella che ho sentito di più sulla pelle, è la gente presente, le presenze, cioè, perché quello mi ha fatto capire da Napoli, da Catania, da Palermo, da Modena, addirittura dall'estero, che la gente, c'è un sacco di gente che non mi aspettavo che mi amasse così. Un'esperienza anche introspettiva, iniziata con la presentazione del nuovo docufilm dedicato a Gianni Fiorellino, in uscita su Prime Video il prossimo 14 luglio. Racconta la mia vita, fa una fotografia sulla vita dell'uomo, e inevitabilmente passa dalla musica, però il focus è sulla vita, sulle esperienze, su quello che ho vissuto, mi hanno fatto vivere, sulla mia famiglia, le mie discendenze e anche sui miei figli, sul futuro, per quello che mi aspetto. Quindi è tutto quello all'80% che la gente di me non ha mai saputo.